Ma bene a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, io sono Riccardo e oggi ragazzi vi farò vedere come fare una piscina automatica. Innanzitutto, questo non c'entra nulla, quindi se ne deve andare signore, se ne deve andare. Allora partiamo con fare la forma della piscina come vogliamo, la forma della piscina a nostro piacimento, basta che si abbassa almeno 6 blocchi, poi se la volete fare più complicata, accomunatevi. Poi, dopo che avete fatto la piscina, con delle slab spaccatevi un blocco, la piscina deve essere basso 1 ovviamente, spaccate per previsione questi blocchi qua, che stanno qua al posto delle slab, e ci mettete le slab a questa altezza, così tutto il perimetro tranne questa parte, che è la parte dove ci sarà tutto il meccanismo. Adesso però andiamo sotto. Allora, partiamo facendo delle linee distanti 1 del materiale che vogliamo. Io sto usando la concrete bianca. È una cosa, qua ci deve essere almeno 2 di spazio per il meccanismo. Sopra questa concrete bianca andiamo a mettere le nostre torce di redstone. Serviranno più torce di redstone che altre, quindi almeno 2 stack fateveli. Però ho sbagliato, perché devo partire, cosa che io non ho fatto, dal fondo. Quindi remixiamo tutto. Ok, remixato tutto. Adesso andiamo, come abbiamo fatto prima, a mettere le nostre torce di redstone qua sopra. Ne serviranno più o meno 2/3 stack. Poi, dopo questo, mettiamo i repeater rivolti verso il meccanismo alla velocità predefinita. No, cavolo, ho sbagliato. Mannaggia. Ok. Adesso, white concrete bianca, fatemi vedere per sicurezza se c'è il microfono. C'è il microfono, perfetto. Ok, adesso qua arriva la parte un po' difficile, perché dobbiamo mettere le torce di redstone in questo modo. Premetto, si devono spegnere, se non si spengono avete sbagliato qualcosa nel meccanismo. Infatti guardatele sempre attentamente. Fa un guaio dopo l'altro. Ok, adesso alta concrete al centro proprio. Perfetto, qua e qua. Qua tolgo perché mo sta parte mi serve. Ok, qua anzi no, posso pure richiudere. Ok, andiamo a mettere tutti i nostri pistoni rivolti verso l'alto. Mannaggia. Guarda qua che stava sbagliando. Mannaggia a me. Ok. Dopo aver fatto questo, mettiamo nostra concrete qua sopra.
Adesso vi starete chiedendo cosa servono queste slab. Anzi, queste slab molto semplici servono per metterci l'acqua. Quindi, se non vi dispiace, scusate la skin, me l'ha creduta mia sorella. Vabbè, questi sono dettagli che non servono. Dettagli che non servono. Andiamo a mettere l'acqua qua in questi buchi. Ok, tanta acqua. Non ci deve essere più acqua che scorre. Quindi già qua andrebbe bene, eh? Però per sicurezza fate tutto. Ok, adesso abbiamo questa situazione. Ora dobbiamo andare qua sotto. E per questo ci serviranno... No. No, 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 no. Ti prego, ti prego, ti prego. Dimmi che... Oh, meno male. Oh, meno male. Ci serviranno questi altri materiali. Ovvero... Questo. 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 E anche questo. Iniziamo a collegare tutti i repeater così con la redstone. Facciamo di due e scaviamo un tunnel alto due blocchi. Qua questi blocchi, non sopra di noi un blocco, sopra di noi ci mettiamo un pistone e un blocco di redstone. Adesso andiamo sopra. Scusatemi. Ah, raga, qua dovete tappare perché qua non va messo. Ferro qua. E voilà. Cavolo, ragazzi, però cavolo, 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 l'ho fatto troppo largo. A parte perché questi qua non si alzano. Sorry. Errore tecnico. Perché mi fai questo gioco? Vuoi dire che non ho messo un po' di torce? Perché? Perché se io questa torcia la metto male, giustamente mi sono rompe tutto. Giustamente. Vediamo se adesso va meglio. Dovrei aver fissato. Lasciate perdere. Sì, lasciate perdere che io l'ho fatto troppo, troppo grande. Adesso fixo un attimo e vi faccio vedere come dovrebbe uscire. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ok, ragazzi, ho fissato. Adesso vi faccio vedere come dovrebbe uscire. Ecco qua, ragazzi. Ecco qua, dovrebbe uscire proprio così. Vedete, 1 e 2. Questo meccanismo è molto utile perché se lo usate bene potreste anche farci delle trappole per i creeper. Tipo con la lava, invece dell'acqua ci mettete la lava. Beh, ragazzi, io spero il tutorial vi sia stato utile. Se vi è stato utile, mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Anche questa è una trappola mortale. Guardate. Vai dentro. Tappa. No, no, ma è uscito, ma no. Ma no, ma vai dentro, rimani dentro. Ma rimani dentro e... No. Vabbè, ragazzi, lasciate like e iscrivetevi al canale se vi è stato utile. E niente, da Riccardo, ciao!